Presidente, Napoli e la Campania sono protagonisti di un boom turistico importante, le stime dicono che si supererebbero anche i dati del 2022, ecco però Ischia cosa deve fare per non perdere questo treno importante dopo la tragedia di novembre? Ischia deve incominciare a sapersi promuovere, logicamente deve chiedere aiuto, ma bisogna promuoversi in sinergia anche con il Comune di Napoli e con la Regione Campania, perché non è possibile che a Pasqua si è trovata un'isola quasi completamente chiusa, poche strutture aperte, c'erano poche prenotazioni, ma questo è dovuto alla cattiva comunicazione. Bisogna affacciarsi anche in quei paesi dove siamo poco conosciuti, quindi bisogna promuoversi sempre maggiormente, poi bisogna offrire i servizi, la sicurezza che sull'isola è ben conosciuta e che c'è, però bisogna offrire maggiori servizi e maggiore personale qualificato che possano dare assistenza a tutti i turisti che finalmente poi l'affolleranno come hanno sempre Non è fatto. sufficiente la campagna del governo di Ischia e anche la stampa internazionale d'oltreoceano che parla costantemente dell'Isola Verde. No, non è sufficiente, ci vuole maggiore comunicazione, mi ripeto, ci vuole una comunicazione molto forte che deve dare quello che è di Ischia in questo momento. Ischia è un'isola che vive, ha avuto i suoi problemi, c'è stato il terremoto, poi c'è stato la grave alluvione con il Monte Pomeo e quindi tutto quello che ben sappiamo, ma in questo momento Isola è un'isola fruibile, quindi dobbiamo dare questa sensazione di sicurezza un'altra volta e si deve parlare di Ischia solo sotto questo aspetto. Pasqua sottotono invece per quanto riguarda giugno, luglio, agosto, insomma le stime sono un po' più rassicuranti oltre all'obiettivo di destagionalizzare. Ma io sono sicuro che tra giugno e luglio Ischia riuscirà di nuovo ad essere piena come lo è stato gli anni scorsi. La destagionalizzazione è una cosa importante, è una cosa che ne ho sempre discusso. Sappiamo bene che Ischia è un'isola termale e sappiamo bene che nel periodo invernale può vivere proprio di questo.